Ciao bello, sono Lauridis e siamo su Suonesi Rebelli di Iscritti. Questa è di Summon, ovvero il nostro Lorenzino, con il team di Quozzitelli. Va bene, siamo a Platino 3, partita per la promozione. Team contro team. Battuta, mi sembra che sia un gol su battuta. Sì, va bene, qua c'è poco da dire. Andiamo all'altra battuta. Allora, piccolo accorgimento, se puoi comincia a fare un dodge per andare a questo boost, così velocizzi il tutto. Quel movimento va bene. Questo è un overcommitment, ma è colpa del tuo compagno. E questo è un bruttissimo challenge. Allora, andiamo un po' indietro. Qua avanzare va bene. Il tuo compagno qui ha completamente sbagliato. Perché che movimento ha fatto? Vediamo subito. È andato al boost e si è girato. E ti vede pure. Chi è? Marco. Le boffe ti do, Marco. Quindi là il primo errore è suo. Il secondo è tuo, perché questo challenge è abbastanza inutile. L'avversario in questo momento non c'ha niente. Posso solo buttarlo in avanti per come si è mosso. Quindi l'hai messa in porta praticamente tu. Perché anche se avessi fatto un challenge migliore, la palla avrebbe rimbalzato verso il muro e penetrato verso il centro. Quindi comunque sarebbe stato un brutto contrasto. Qua va bene. Marco si è girato di nuovo. Allora, Marco già ha l'abitudine di girarsi troppo spesso. Questo è il primo errore. Qua va bene il controllo. Attento alla persona dietro, esattamente. L'hai visto sul muro quando scendeva, quindi probabilmente cercava una demolizione. Poi può esserci un bel tiro, passaggio, quello che è. Gestione dei bustini, ottimo. Gestione del boost abbastanza buona. Hai molta calma e mi fa piacere. Qua devi andare, ad esempio, tu. C'è Marco che è abbastanza disordinato. Un po' troppo bolceisone. Ok, qua vi siete confondendo entrambi. Siete entrambi troppo vicini. Il problema è questo principale. Siete entrambi troppo vicini. Cioè, siete troppo vicini. Ti sei avvicinato un po' troppo tu. Qua era meglio lasciar fare l'azione a Marco e poi andare. Anche che te l'ha passata, quindi sarebbe stato... Anche carino, sarebbe stata carina. Va bene. Togli un attimo la ball cam per vedere dove è l'avversario qui. Cosa hai il rimbalzo come sarà, più o meno. Quindi togli un attimo la ball cam, vedi dove è l'avversario, così ti gestisci l'azione di conseguenza. Ok, c'è tanta confusione. Qua avevi spazio. Non c'è bisogno di panicare. Avevi spazio e hai poco boost, quindi potevi controllarla e forse era un 50, andare sul muro. E in questo momento vi stanno starvando. Qua si è messo malissimo per il brutto healer di Marco. Qua non è Marco, non è. Allora, Marco, allora, ti piglia boff, ti piglia. Che sai fare? Che cos'è sta cosa? Perché? Calmo, troppo agitato sto giocando. Continua a essere starvato. Qua tanto sta entrando troppo sul primo palo. E infatti poi c'è il palo. Allora qua è... Attento. Qui prendi i bustini come hai fatto fino. Prendi i bustini laterali e poi verso il secondo palo. Perché qua comunque o stai pronto per il clear di Marco Ventura, perché l'hai messo in una brutta posizione. Non può fare tantissimo. Eppure pressato. Non gli siete fortunati. Qua pure è stato un po' fortunato perché ti rimosso un po' male. Ci ti rimosso bene ma hai avanzato troppo. E qua di nuovo. Come poco fa. Cioè non è uguale, ma l'errore è lo stesso. Perché invece di infiarti un po' più in porta, stai un po' troppo fuori. Sì, penso che se fossi stato un po' più interno l'avresti preso. Ma flip sbagliato, ce ne frega poco, si invia piano piano. Comodi, perché non sei, perché sei fermato? Le tue del rimbalzo? No, e questo già sai che fare. Free play, allenamento libero e vai ti spacchi di rimbalzo. Qua va bene andarci che i avversari non sono saltati. Va bene. Devi migliorare anche il recupero. Qua potete atterrare di ruote e avere il recupero molto molto più veloce. Che sembra una stronzata, ma migliori tantissimo il recupero atterrando sempre in maniera efficiente. Va bene prendere il boost e girarti perché c'è Marco che sta tornando. Qua esempio va bene girarsi perché c'è Marco che sta tornando indietro.
E lui ha appena preso il boost. Quindi qua va bene girarsi a mettere pressione. Va bene stare sotto il pallone perché l'avversario è confuso. Tocchetto leggero per andare a riprendere il contrasto. Ottimo. Il boost ce l'hai, quindi non c'è bisogno di tornare indietro. Va benissimo pure così. Attenta a questo contrasto però. Appena vedi che il tuo compagno sbaglia l'azione offensiva, perché qua ha sbagliato, comincia a tornare indietro. Oppure forse il contrasto. Allora, come fare due cose effettivamente? O forse il contrasto o tornare indietro. Però è rischioso forzare il contrasto, perché comunque col miss del tuo compagno l'avversario c'ha un tiro, quindi poi devi magari provare a tornare indietro e sperare di avere la parata. Non lo so. Quasi sarebbe convenuto andare a togliere anche il boost all'avversario, quello solo angolino, andare sul muro e portarti il pallone a quel punto tu. Siamo molto indietro, l'avversario ha già saltato, quindi non saltare. Qua è brutto, eh. Allora, qua non devi saltare, che c'è l'avversario più vicino. Appena salta, perché avanzi? Con l'avversario in aria è pericolosissimo avanzare così. Anche che poi alla fine ti è venuta la strizza e sei tornato indietro, quindi non eri né pronto al miss e né pronto eventualmente alla parata o all'azione difensiva. Questo è un buon passaggio per te l'avversario. Marco ci ha provato. Buona chiusura. Buon dunk, confusione. Ok. Comunque devi mirare nella lettura dei rimbalzi, Lorenzi. Basta un 5 minuti ogni volta che giochi. Vattene in free play un attimo e vedi il pallone come rimbalza. Sì, Marco deve calmarsi un pochino. Hai poco boost, salti appena vedi salta l'avversario, va bene così. Qui non ti sto che stai solo aspettando. E qui hai aspettato troppo e poi ti sei buttato con c'è l'avversario. Allora, o andavi subito qua. No, qua, scusami. Qui, appena vedi il miss, o ti butti appena vedi il miss, ma magari sei esitante perché c'è il compagno davanti, e lo capisco. Però a questo punto qua non ti buttare. Hai fatto tanto per prendere tempo e stare difensivo, non sprecare il tutto così. Questo tocco è pericoloso perché la passi al centro. Guarda qua, hai un poco di spazio, non dico che puoi controllarla, però puoi fare un tocco un po' migliore, in modo da non farla rimbalzare sul muro verso il centro. Che era abbastanza comune. Attento qua ad avanzare. Devo dire lo stesso errore di poco fa. Devi stare attento ad avanzare quando l'avversario ha il pallone. Cioè, l'avversario ha il pallone, quindi qua può lanciarla. E tu avanzi in queste situazioni. Devi stare attento. Qua ti conviene o indietreggiare o provare a fare un fake challenge. O se vuoi fare il. Ma è pericoloso perché c'è l'avversario troppo vicino. Ti metti fuori posizione troppo facilmente. L'idea di fare il fake challenge e tornare comunque ci sta. Però attento perché avanzi troppo quando l'avversario assicura il pallone. Questo. Tocco di Marco abbastanza rischioso perché guarda che succede. Qua lui non ha spazio, è poco. E potrebbe benissimo andarla verso il muro, verso l'angolo, controllarlo un po' e aspettare. Invece facendo questo tocco la regala semplicemente all'avversario. Quindi è un tocco competente inutile. Anche non toccarla sarebbe meglio, essere solo vicino al pallone. Abbastanza ansioso Marco come giocatore. Questo è un tocco proprio pericoloso. Questo non fa altro che metterla al centro. Cioè. Allora parlo con Marco, ricanto pure Sam. C'è il tuo compagno qua. Cioè, Summon, qua Lorenzino è qui. Se tu fai questo tocco verso il muro, in modo che rimbalzi verso il centro, questo pallone è soltanto per gli avversari. Ricordate, non c'è bisogno di buttarsi sempre verso il pallone. Pensa anche a quello che puoi fare. E anche non fare niente a volte è meglio. Non c'è bisogno di fare per forza qualcosa e buttarsi sul pallone sperando in qualcosa ogni volta. Cerca di costruirti la tua azione. Allora, qua la calma iniziale mi è piaciuta. Perché comunque l'avversario, per come è saltato qua, non ce l'ha il pallone. Quindi, poi è panicato alla fine. Ma era buona pazienza, però. Fai un sacco di second guessing, come si dice in italiano. Non sei sicuro della tua scelta.
Questo potrebbe essere un passaggio carino, però è sbagliato meccanicamente. La situazione non è pericolosa, calmo, calmo, stai calmo, tranquillo. Comunque si è giocato abbastanza bene, attento perché il passaggio al centro... Vabbè, è successo, vi dico, si è giocato abbastanza bene. E così sai il gollino? No. Ok, dovevi togliere il boost? Poi devo andare a togliere il boost. Perché è già la tua posizione, intimorisce l'avversario qua. E già lui è saltato, più ancora del tuo salto. Poi avete saltato quasi insieme, però in questo momento togli semplicemente il boost. Gli hai tolto dopo, va bene. Però già la tua posizione lo fa panicare. Fallo panicare e gli togli il boost. Per esempio, vedi, non c'è bisogno di saltare subito. Hai fatto bene. Per comunque c'è anche il tuo compagno è andato via. Perché si è stato bumpato, non lo so se si è lanciato qua, non mi ricordo. È stato bumpato, esattamente. Quindi saltare su questo pallone è inutile. Anche perché non c'è nessuno, dico mai, a prendere tempo. Saltare qui e fare un'azione va bene. Potevi anche riandarci qua dal muro direttamente. Sarebbe successa la stessa cosa, però. Dovrebbe essere un po' più veloci nell'esecuzione, Lorenzi. Se riusciamo. Un po' più fluidi, va. Siamo un po' troppo bloccatini. E questo basta fare un po' di free play al giorno. Vai ovunque, cerca di forzarti e muoverti un po' più veloce. In modo che migliori l'esecuzione, perché comunque la pazienza in partita ci sta. E che poi quando decidi di fare qualcosa non sei abbastanza celere. Tipo, come potessi... Ah, l'hai fatto bene a non buttarti. Potevi farlo perché comunque hai spazio. Sarebbe stato rischioso. Però quel minimo movimento che hai fatto pedino verso la loro porta poteva fregarti. E sei più sicuro in quello che fai. Devi sedere un po' di meno. E questo è il punto che ti dicevo di migliorare meccanicamente. Attento, si è messo malissimo qua. Si è messi male entrambi. Indietro come il primo palo. E questo è il gollino. Scherzavo, non è gollino. Qua si è messo abbastanza male. Ti hai rubato il boost, va bene. Però poi non hai preso né bustini né bustone. E ti sei messo pure sul muro. Quindi qua è stato abbastanza inefficiente. Poi il boost hanno preso da poco, quindi c'è bisogno di andare là. Prendi i bustini, prova a passarlo a Marco. Anche più i passaggi, non ti preoccupare a farli forti. Un bel dodge sulla palla in modo da fare un bel passaggio a Marco, anche basso. Non c'è bisogno di passaggi siano alti. Non aver paura di fare passaggi forti. Buon clear di Marco. E buon tiro. Peccato. Attento, questa è la stessa cosa detta a Marco. Attento a buttarla al centro quando non c'è nessuno. Va bene, provi. Hai provato a tirare. Però ti sei infiato troppo sotto il pallone. Un po' troppo rischioso. Anche se sei in overtime 2-2. Hai rischiato assai facendo quel tentativo. Buona parata. Potevi farla meglio. Cioè, il clear potevi fare meglio. Potevi farlo un po' più ragionato. Marco deve stare attento a un po' di più al posizionamento. E a sapersi gestire il compagno. Che gioca come se fosse solo molte volte. Questo per commitment. E ora senza boost. Non stai prendendo i bustini. Stai cominciando a panicare per l'overtime probabilmente. Ok. Buona pazienza qua. Hai spazio, prenditelo. Bravo. Va bene, va bene. Con quel boost che avevi fatto benissimo. E buon tiro. Vediamo che è successo. Vedi, Marco è molto più meccanico rispetto a... Già si vede in un'azione, è più sicuro, è più veloce in quello che fa. Siete complementari comunque. Uno è super paziente e l'altro è super rascioso. Dovete prendervi d'esempio. Uno deve imparare a essere un po' più calmo e rispettare di più il compagno, cercando di seguire meglio la rotazione, la bolla. Mentre tu hai bisogno di fare un po' più di free play e migliorare meccanicamente ed essere un po' più caciarone, va, cercare di pensare un po' di meno e buttarti un po' di più ogni tanto. Cioè non è che buttarsi un po' di più, quando sei indeciso e si vede se sei indeciso in partita, prendere almeno subito una decisione, cioè prendere subito una decisione, o ci vai o non ci vai, perché molte volte sei stato indeciso. Quindi se fossi in te io farei almeno 5-10 minuti di free play al giorno, prima della partita, in modo da vedere i rimbalzi, di prendere più confidenza con la macchina, essere un po' più fluido perché si deve essere un bloccatino.
Perché poi come testa ci siamo al momento. Anche se deve essere un po' più deciso. Quindi detto questo, spero che ne siete servita. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. I just can't